Sono in giro da 20 secondi, sono già fradicio, c'è un'umidità irreale. Metto in fondo? Sì. Siamo arrivati a Choi Chang Hua, credo di averlo detto malissimo. Questo praticamente è l'ingresso. Il contesto qui è parecchio diverso dall'Africa. In questa baraccopoli vivono circa 60 famiglie, il che lo rende molto più familiare, un contesto molto più semplice. Molto degradato, ma ci sono spazi più grandi, insomma, parecchio diverso. No, man. I can't drink beer in the morning. You drink beer in the morning? Every day. I'm an athlete, I have to stay healthy. Can I know your nationality? I'm Italian. Thank you for welcoming us here, man. Enjoy your day, ciao. Hi, how are you? Dai, ragazzi, erano gentili, solo che erano ubriachi alle 10 del mattino. Il pane che viene dalle pasticcerie, i noodles istantanei. Ogni bambino praticamente riceve un quaderno, spazzolina dentifricio, un pezzo di pane, tre pacchettini di noodles istantanei ogni domenica. Praticamente qui, se noi non diamo tutte queste cose, loro, a parte con dei lavoretti che gli permettono di racimolare poco, non farebbero niente, quindi non potrebbero mangiare e sostenere la famiglia. Opinione personale, il primo passo per poter fare qualcosa a livello umanitario in un posto è conoscere quel posto. Tu non è che puoi arrivare e fare e costruire, prima devi conoscere, capire la realtà, capire come funziona piano piano e poi magari intervenire. Prima conoscere. Le persone, le signore, si colorano la pelle di bianco ed è una cosa sociale, no? Sono degli sbiancanti di pelle, sì. Sì, praticamente ti dà uno status sociale, perché è come far vedere che non lavori la terra, che non lavori in campagna. Anche il fatto di tenere le unghie lunghe. È una cosa che ci abbiamo anche in Italia, il fatto di voler far vedere di essere più benestanti di quello che si è. È vero, la gente compra la macchina da 100.000 euro e poi ci vive dentro. Bye. Bye. Ce ne andiamo, abbiamo visitato, è molto piccola. Ciao Cristiano Ronaldo. Ok, seconda slam che andiamo a visitare, gran parte dei bambini che vengono a giocare nella nostra academy vivono qui. La slam si chiama Ban Trobai. Io non sono programmato per pronunciare i nomi in questa lingua. Let's go! Ehi! Streikeo è la boss qui. Adesso ci spiegherà più o meno come funziona la baraccopoli, dove andiamo adesso. Yeah, almost like 100. Quindi un posto molto piccolo anche questo. I responsabili del ristorante Sanfan dove siamo adesso li vanno a prendere col tuk-tuk la mattina e li portano dentro i progetti. Questo è praticamente l'ingresso dentro la baraccopoli. Questa è un po' più impegnativa dell'altra. Piena zeppa di spazzatura, i bambini sono nudi in mezzo alla spazzatura. L'odore è abbastanza pesante, quindi è molto meno campagna rispetto a quella che avete visto prima. Qui la situa è un po' più impegnativa. Non so quanto si sentirà perché c'è la musica forte. La maggior parte della gente che vive qui vende queste lumache per la strada e si guadagna da vivere così. Adesso, con il loro permesso, magari entro a farmi un giro dentro una casa di queste persone. Hi. How are you? I'm fine. Bye. See you soon. Lo so che ce l'hai. Ah. Le bambine a 7-8 anni sono iper responsabilizzate, devono praticamente fare da mamma al fratellino appena nato. Questo succede praticamente ovunque. La cosa che veramente non si può capire è come fanno a vivere in queste condizioni igieniche. Come si può sopravvivere? Come si possa vivere e sopravvivere con così tanta sporcizia addosso? Guardate l'immondizia dov'è. Only a few hundred who living here and their job are like they are a seller, like selling the snail or selling the crab on the street. Some of the children, like their parents want them to earn the money for them, to let the children go on the street and asking the money on the street, try to talk with the parents
to push the children to go to schools. Un'altra cosa che qui dentro è insopportabile è il clima. Ci sono più di 40 gradi, c'è un'umidità pazzesca e poi c'è lo sporco che mi fa impazzire. Lei è una ragazzina che, ciao, viene a giocare nella nostra academy. Lei vive qui e non ha piovuto ieri e non ha piovuto oggi. La sua famiglia vende i granchi. Surreale. See you tomorrow? Are you coming to play tomorrow? Yes, non parlano inglese. Ciao. Porca troia, che posti. Giorno 3, ragazzi. Oggi ho la voce veramente bassa, sono disintegrato, tra l'altro come vedete ho sudato fango. Oggi andiamo a Prechtorl, che ovviamente avrò pronunciato male, ed è una baraccopoli qui vicinissima al centro della città di Phnom Penh. Ed ora entriamo nel cuore di questa baracca che è molto piccola, super concentrata. Vediamo un po'. Veramente piccolo spazio è tutta la baracca. Addirittura le case hanno due piani. E camminando ti accorgi che anziché essere sui sassolini, queste sono conchiglie. Hai l'impressione di camminare sui sassi, ma sono lumache. Qua le lavorano e poi le buttano, no? E poi una volta mangiata viene buttata. Sono tutti qua in questi pochi metri adesso. Provare a entrare in una casa. Anche qua vivono ragazzine e ragazzine che vengono a giocare nella nostra academy. Qua vivono circa 60 ragazzi. Oh, c'è un signore, non entro, sta riposando. È stata lei a invitarti però, eh? Sì, lo so, ma ha invitato lei, ma non mi va. Questa è una casa. Questo invece è tutto lo scarico di questa baraccopoli. Quindi cacca, pipì, qualsiasi cosa scarichi non va qui. È impressionante. Mi sento impotente di non riuscire a interagire con le persone, con la lingua, cazzarola, con quanto ci piace interagire, chiedere, ringraziare, qualsiasi cavolata. E nonostante questo, super in gamba le persone. Sì, diciamo che loro non parlano niente, parlano solo la loro lingua, né inglese né francese, cosa che non credevo, quindi sono un po' nei guai. Andiamo via, Bru? Va bene. Rientriamo. Una cosa che ho notato veramente rispetto all'Africa è che qui ci sono molti più anziani. Forse si vive un po' più a lungo, non lo so. C'è meno gente, ma più anziani. Ciao, Sinat. Thank you very much. Alla prossima, fratello. Siamo rientrati. Mi è finito il giro delle baracche. Sono sciupato di energie. Girare per questi posti ti drena le energie perché devi guardare sempre dove metti i piedi. Il caldo, l'odore che c'è, la fatica semplicemente a muoversi. La tensione con cui sei presente nel momento, parlando con le persone, scoprendo nuovi posti che non sono i tuoi, anche una lingua difficile con la quale non riusciamo a comunicare, interagire, questo lo rende affascinante ma allo stesso momento difficile. Sì. Io mi auguro che chi guarda i video, queste cose, possa apprezzare il fatto che si faccia anche vedere una realtà così complicata. Alla fine è mondo, come mondo nostro, non è un reality show, non è un film. Quindi sono situazioni che esistono, reali, e se noi abbiamo il privilegio di andarci, la possibilità di conoscere queste persone, entrare in casa loro, secondo me è giusto entrare e con educazione far vedere anche situazioni come queste. Io penso che tante persone che guarderanno questo video non avranno mai la possibilità di visitare posti del genere, no? Assolutamente, sono contento di far parte di questo piccolo video tuo. Mi sento che tu stai facendo un grande lavoro facendo arrivare questo alle generazioni che arrivano, alle persone che non riescono a toccare con le mani certi contesti sociali, e ci dà forza per comprendere che siamo persone fortunate, che non tutti i bambini hanno la possibilità di un'educazione e uno sport come lo abbiamo fatto noi tutta la vita, la maggior parte di voi anche, quindi se non si fa è per scelta e per loro no, è per non avere possibilità, non avere opportunità. Questi bambini vivono per lavorare, aiutare la famiglia, magari non vanno a scuola e non hanno una possibilità di crescita come la nostra. Le ultime due cose che voglio dire, una è che lo sport è veramente quello che ci fa venire qui. Quello che ci ha fatto essere qui alla fine è lo sport. Se tu non avessi mai fatto sport da bambino oggi non saresti qui. Non saresti nemmeno in Italia. Non saresti comunque qui a fare esperienze, sì. Comunque è una follia. E seconda cosa, per chiudere, io non so e non ho gli strumenti per decidere di chi è la colpa, no? Che esista una situazione del genere nel mondo, ma quando le vivi e ci sei dentro, la domanda te la poni. Dici, come cazzo è possibile che a 300 metri, 500 metri da lì ci siano i palazzi di vetro e 500 metri veramente più là si viva in mezzo al fango, all'immondizia, non ci sia lo scarico nei bagni? Non so se ci sarà una risposta, è bello sempre porsi delle domande,
La risposta magari non l'avremo mai, ma io ti dico sei un grande perché fai vedere una cosa bellissima. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao.